Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Per una Pasqua diversa dal solito vi proponiamo un dolce fresco e goloso che stupirà tutti i vostri invitati, il tiramisù alle fragole. È molto leggero, senza uova, zuccheri aggiunti e liquori. Diventa così adatto anche ai bambini. È davvero semplice e veloce da preparare, basteranno pochi semplici ingredienti. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola capiente 500 g di mascarpone, 130 g di latte condensato e mescoliamo bene finché gli ingredienti saranno amalgamati. Poi aggiungiamo i semi di vaniglia e 400 g di panna montata già zuccherata, poco alla volta. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Qui abbiamo 500 g di fragole tagliate a pezzi che frulliamo con un bimipimer finché otteniamo una salsa omogenea. Se vi piace più dolce, potete aggiungere dai 50 ai 70 g di zucchero a velo vanigliato. Voilà! Siamo arrivati all'assemblaggio. Prendiamo una pirofila in vetro di 25 cm x 20 x 10 cm. E stendiamo un sottile strato di crema. Inzuppiamo i savoiardi nella salsa di fragole e li disponiamo uno attaccato all'altro fino a riempire la base. Ci serviranno 400 g di savoiardi. Aggiungiamo un quarto della crema, che spalmiamo bene con una spatolina. Prendiamo 300 g di fragole tagliate a pezzi e ne cospargiamo un terzo sulla superficie. Continuiamo così fino al penultimo strato. Aggiungiamo l'ultimo strato di savoiardi e copriamo la superficie con la restante crema. Mettiamo in frigo per tutta la notte, così ci permetterà di tagliare delle fette precise. Il giorno seguente prendiamo 500 g di fragole, le puliamo con uno Scottex delicatamente, togliamo la base e tagliamo delle fette spesse circa 3 mm. Poi le adagiamo su uno Scottex per asciugarsi. Tamponiamo con un altro pezzo di Scottex le fragole per asciugarle bene. Prendiamo la torta dal frigo e la decoriamo a piacere. Noi abbiamo scelto di creare una rosa gigante. Infiliamo le fette di fragole nella crema, iniziando dal centro verso i bordi. Guardate che bellissimo tiramisù alle fragole abbiamo realizzato! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso gustiamo insieme questo spettacolare tiramisù alle fragole. Cosa posso dirvi? La torta mi piace moltissimo. È molto morbida e delicata. Si nota subito la crema, bella vellutata e leggera. I pezzoni di fragole all'interno e i savoiardi sono correttamente inzuppati e hanno un leggero retrogusto di fragole. Infine, le fragole in superficie donano un tocco di freschezza e completano questa fantastica torta. Insomma, è buonissima, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.